La crisi economica innescata dalla pandemia cresce di giorno in giorno le povertà. Il caso di Assisi, dove sono oltre 600 le famiglie che bussano alla Caritas. E la pandemia ha allargato anche lo scenario delle povertà, aumenta il numero di chi si rivolge all'assistenza. La Caritas di Assisi, per esempio, quest'anno si sono rivolte 250 nuove famiglie. Il servizio di Antonello Brughini. Signor Giuseppe, venerdì facciamo la conta, oggi quante famiglie al momento verranno qui a bussare alla porta della Caritas? 1, 2, 3, 9 ad ora. 9 famiglie, siamo ancora alle 10.30. Giuseppe, periodo veramente molto molto complicato per tutti, anche per gli italiani. Sì, è molto complicato, abbiamo avuto un aumento delle persone che vengono a fare la spesa, solo l'anno scorso è aumentato di circa 1.000 unità. Siamo nell'Emporio Sette Ceste a Santa Maria degli Angeli. Qui, dove sono molto attive le suore francescane missionarie di Gesù Bambino, vengono assistite 600 famiglie per un totale di oltre 2.000 persone. Il 60% sono italiane. Un dato che fa riflettere, sottolinea la direttrice Rossana Galiandro. Dall'inizio della pandemia 250 famiglie si sono rivolte per la prima volta alla Caritas. E qui nella casa Caritas Papa Francesco trovano aiuto e conforto anche molti italiani che purtroppo hanno perso il lavoro negli ultimi mesi. Sì, abbiamo notato che un 10-20% di richieste in più c'è stato in questi ultimi mesi, perché ovviamente il Covid ha creato una maggiore povertà, soprattutto tra le persone del posto, locali. E quindi per i nostri servizi, che sono quello della mensa, dell'accoglienza sia stile dormitorio, quindi di passaggio, ma anche un'accoglienza più lungo termine e anche il servizio dolce, abbiamo visto un piccolo incremento. Noi qui vediamo soprattutto la presenza di persone italiane. Insomma, un aiuto per tutti. Ad Assisi, lo ricordiamo, sono una cinquantina i volontari, laici e religiosi, impegnati in questo tempo di pandemia. Cosa nota negli occhi della gente? Molta tristezza.